Ebbene sì, è arrivato il momento della verità. Oggi andremo a concludere il nostro campionato e ci vorrà un miracolo, a dire poco, per arrivare ai playoff. Perché se dovessimo vincere questa col Cittadella potremmo trovarci a meno 8, ok? Sto guardando, perché potremmo trovarci a meno 6, scusate, da Perugia che è ottavo, ok? Con 3 partite alla fine. È una roba difficilissima, ragazzi. Onestamente, anche il Parma che è a 55 potremmo essere a meno 7. È quasi impossibile. Diciamoci la verità, ragazzi. Onestamente, sarà quasi impossibile. Però io voglio crederci. Però io voglio crederci perché sappiamo che le cose difficili a volte accadono, no? A volte, stranamente, accadono. Ok, allora, Cittadella Bari. Qua ci giochiamo tutto, ragazzi. Ma che dire, è ancora infortunato? No, allora perché non gioca? Scusate. Johnson, Ricci, sto guardando un po' di cose. Canestrelli, Selt, che fine ha fatto? Metti Selt, va. Però Michelino lì non è che mi faccia impazzire, eh. Anche se in realtà è il migliore che abbiamo in quella posizione, anche come rendimento, oltretutto. No, perché sto guardando di mettere Ellerson qua e Jagielo da questa parte che funziona molto bene. La panca c'è. Allora, Cittadella Bari, primo match point per andare avanti, insomma, in Serie B per andare verso i playoff, primo match point. Se sbagliamo questo, ragazzi, è impossibile. Ve lo dico già da subito. È impossibile. Dobbiamo vincere per forza. Eh sì, siamo arrivati a quel punto della stagione in cui si possono accettare solo vittorie. Però che dirà? Se ti mangi un gol del genere, io, amico mio, non so cosa dirti, dai, su. Cittadella che sta 19esimo in classifica, quindi magari non facciamoli fare, non so, i punti contro di noi, perché sarebbe veramente una roba. Non che noi siamo messi meglio, 12esimi, ok, però insomma, abbiamo tanti punti di differenza. Sesai, subito. No, non è fuori gioco. No, non è fuori gioco. Sono quasi sicuro che non sia fuori gioco, ragazzi. Vamos, Sesai, vamos, 1-0 Bari. Ok, si è messa bene, la partenza è buona. Ora dobbiamo solamente re resistere e aumentare il vantaggio. Che è successo? Ma cosa? Ma quale rigore? No. Oh, ma comunque siamo veramente sfigati, ragazzi, eh. Oh, manco il tempo di festeggiare, ma manco il tempo di festeggiare. Manco il tempo di festeggiare. Ma manco il tempo di festeggiare, raga, ma porca miseria, che sfiga tremenda che abbiamo. No, vabbè, io sono senza parole, però. Io sono senza parole. Io sono senza parole. Sono senza parole. Ripeto. La squadra ha evidenti problemi, comunque. Michelino. Buona la palla. Buonissimo! Buonissimo! Gol? Regolare? Regolare, vero? Regolare, vero? Regolare, ok! Ricci ha fatto una roba meravigliosa, che dirà, raccolto e messo dentro, molto bene. Però ragazzi, ora riusciamo a star bene per qualche minuto? No, perché è veramente tremenda questa cosa, che facciamo gol, lo subiamo subito. Cioè, non si può andare avanti così, dai. Diventa un patibolo. Michelino. Buona la palla. Ma perché? Ma perché? Ci mangiamo dei gol clamorosi comunque davanti alla porta, eh. Ma Michelino, però c'è. Bravo Selt che ti ho messo. Bravissimo Selt, dai. Michelino. Selt.
Capradossi, bella palla. Niente, non è successo nada. No, la ripartenza no. La ripartenza mi rifiuto. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Giagello. Capradossi. Bravo Vasco, buttala in mezzo. No, ma la deviata. Il difensore. Non ci voglio credere. E non ci posso credere. Giagello. Un corbo di poco. Però possiamo fare il 3-1. Stiamo giocando bene, solo che bisogna farlo questo 3-1. Non basta giocare bene. Bisogna segnare. Nel calcio non vince il bel gioco, vince la concretezza. Ok? È bellissimo il bel gioco. Non si discute. Però se non si fa gol il bel gioco, me ce ne faccio una fava io, eh. Ve lo dico. No, però Corbo, Corbo, perché te lo sei perso? Che abbiamo rischiato la morte. Io almeno ho rischiato l'infarto, poi non so te però. Vabbè, primo tempo. È discreto. Sono contento, sì, però. Però. Se si potesse chiudere, non sarebbe una brutta idea, no? Che dite, ragazzi? Non mi farebbe schifo. Anche perché soffrire pure col Cittadella che sta penultimo, cioè, veramente. Io non ci arrivo. A 30 anni, muoio prima. Ne ho 26. Cioè, quindi manca poco. Fatemi arrivare a 30 anni almeno su della mia vita. Poi ne possiamo riparlare almeno. Giagello. Che dirà, che brutta palla però. Vasco. No, ma che si è magnato? Ma che si è magnato Vasco? Quello era gol, eh. Quello era già gol. Gol mangiato, gol subito? No, eh. Ok. Allora, Loda. Sì, però io vorrei un gol. Sta tranquillo. Anche se in questo gioco pure col 3-1 non puoi stare tranquillo. Però sarei più tranquillo del 2-1. Almeno. Corbo. Mamma mia. Ho visto malissimo stazione io. Che dirà? Cesai la apre tutta per Giagello. Che sbaglia il controllo però, eh. Però la riprendiamo con Capradossi. Michelino. Ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Tiro della disperazione. Allora. Che dire, stanco. Caro Lazetic. Però mi consiglia Maldini. Maldini, vai. Maldini, vai. Non ti preoccupare. Hai fatto gol l'ultima volta. Hai ragione anche a te che vuoi giocare. E il resto lasciamo così per il momento, eh. Poi vediamo un po' cosa fare nel caso. Di cambiamenti. Bravi. Molto bene. Bravo Michelino. Maldini. Rigore. Così le botto. Ma sono contentissimo se me lo dai, eh. Ti prego. Vamos, vamos. Maldini, Maldini. È tutto sui tuoi piedi patati. È tutto su di te. Che culo. Che culo. Vamos. Che culo sul serio. Il portiere non so cosa abbia fatto, ma io sono stracontento. Allora. Cambi. Assolutamente cambi. Michelino è stanco. Mettiamo Gomez. Giagello è stanco, mettiamoci... Dov'è Johnson? Scusatemi. Non c'è. Johnson, vieni fuori. Dove sta Johnson? Non me lo son portato. Ma perché? Io sono un pirla. Vabbè, Nordstrom. E... Mettiamo Palumbo. Mettiamo Rauti. E mettiamo... C'è un altro cambio? No. Va bene, va bene. Facciamo giocare un po' Rauti. Non fatemi pentire però, eh. Icardi? Non è quell'Icardi perché è il numero 4. Non credo che sia quell'Icardi lì. Baldini. Brazao, cosa ha preso?
Brazzao cosa ha preso, ragazzi? Ma cosa ha preso Brazzao? Ma ne vogliamo parlare? Ha fatto una parata magistrale. Sì, però raga, perché devo soffrire? E dammo su. Niente, non usciamo. Brazzao sta a fare il mostro, si sta esaltando, per fortuna. Se non ci fosse lui sarebbe un casino quest'anno. Vi immaginavate ad Amonis tutto l'anno? Eravamo già in Serie C. Tranquillamente noi eravamo in Serie C di questo passo, con ad Amonis. Mamma mia. Che portieraccio quello lì. Quel lituano. Pessimo, pessimo portiere. Allora, 87esimo. Oh, raga, è andata. Dai, su. Fischia, arbitro, fischia, è finita. Ok, tre punti presi. Felice. Oh, continuiamo così, ragazzi, Siamo sempre dodicesimi. A meno 6 dal Perugia, a meno 7 dal Parma. Alla fine si è rivelata buona questa partita. È successo? Che sta roba? Ma che sta roba? Ah, il centone! È stata la mia 100ª partita del maestro Giampaolo. E sono 100 per Giampaolo. Non l'avevo capito io, onestamente. Cioè, non l'avevo capito. 100 partite giocate. Tanti pareggi, ragazzi, E tante sconfitte anche. Vabbè. Dai. Oh, per essere l'inizio carriera va bene. 100 panchine. Bari Parma, mi ero dimenticato di questo match molto importante. Perché se vinciamo quella, raga, si fa bella, Si fa molto bella. E lì ci giochiamo tutto. Il Brescia vince la Serie B, vabbè, ciaone. Contro il Parma ci giochiamo. No, senza Capradossi. Ma che cazzo però. Cioè, ciao vacca. Lazetic corre spesso con la palla al piede, bene. Penso che sia una cosa buona. Spero. E lasciamo così in attacco, va benissimo. 8,5 voto dirigenza, ok. Col Parma siamo anche in casa. Io mi auguro, sì, ma costa troppo Dennis Mann, non c'ho i soldi. Vi ricordo che siamo in Serie B, non siamo in Serie A. Siamo anche favoriti secondo i bookmakers, ma sappiamo benissimo che non è vero niente. Se dovessimo vincere col Parma, andremo a 51, a meno 4 dal Parma, con due partite che mancano. Il Perugia è contro il Cesena, che mi auguro che il Cesena faccia una bella partita. Però prima pensiamo a noi, perché insomma è la cosa più importante. Allora, Capradossi, niente, mettiamo Canestrelli. Mettiamo Canestrelli. Chi mi porto in panca io? Perché l'altro ti c'era fuori rosa? Scusatemi, Mi porto Johnson piuttosto che Rauti. Con tutto il bene che ho per Rauti, ma non è il momento di parlare di Rauti in questo qui, questo momento preciso dell'anno. Bari Parma, e qui si decide tutto. O si vince o si vince. Fate voi. Ammetto di essere in ansia. Mamma mia. Circati infortunato. Potrebbe essere una buona notizia, so che è un difensore. Corbo. Ricci. Ah, mannaggia. Ci ho creduto nella papera di questo portiere. Cicizzola. O come si chiama? C'ho un po' creduto. Vabbè. Giagello. Michelino. Pure il tacco, mo. Jacobo. Dai che ti conosco, Jacobo, ti conosco. Ti avevo su FIFA. Cortinovis. Che dovrebbe arrivare da noi il prossimo anno, se non sbaglio. È un gran bel acquisto secondo me quello, Non sarebbe, perché mi sa che abbiamo già comprato, se non ricordo male. Stiamo un po' soffrendo.
Ricordo che il pareggio non ci basta. Io ricordo solamente questa cosa. Quindi sarebbe obbligatorio portarla a casa. Non è vero? Brazao, Brazao, Brazao è un portiere. Allora, domanda di più. Dai ragazzi, su, 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 su. Non c'è tempo per pensare. Non c'è tempo per pensare. Se io penso a tutti i punti che abbiamo perso a inizio stagione con la tattica che avevamo prima, mi metto le mani nei capelli. Potevamo essere tranquillamente playoff. Invece mi sono ostinato a usare quella tattica e sbagliavo. Comunque, oh, Cesai si è mangiato un gol che la metà basta. Giagello, sul portiere, se gliela passi al portiere è ovvio che non segniamo. Giagello, dai, lo dico io. No, ma... No, sta papera no, Ma chi sei, Adamonis? Sotto mentite spoglie? No, vabbè, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Cesai! La rimette in piede. Piedi. Scusate. La rimette in piedi. Cesai. 1-1. Subito, così debotto. Bene, dai, ci siamo ancora vivi. Ottimo cross di Vasco Valls. E Cesai la butta dentro. Bravo, che dira. Oh. Calma. Ma gliel'hai passata. Ma perché? No, ma perché gliel'ha passata? Ma che è sta mafia, oh? No, vabbè, io... Ma che hanno scommesso? L'ha passata. Io non ci voglio credere. Io non ci posso credere a questa roba. Sì, ma se la passa... Fiamozzi! No, l'assist dell'ex anche no, però... Non è possibile. Che dirà? Senti, fatti un giro. Maldini. Puntiamo su Maldini. Altri cambi che posso fare? Johnson. E Giagello per Ellerson. Ok. Proviamo così. Proviamo così. No, comunque c'è... Che brutta partita. Sfortunati, scarsi, perché ci siamo mangiati dei gol che facevano ridere da quanto erano facili da fare. Che dirà, soprattutto te, mi hai deluso tantissimo. Quest'anno mi ha un po' deluso, che dirà. Beh, vabbè, Ricci, però... Mamma mia, che culo. Che culo, raga. Porca miseria. Ogni tanto ci vuole un po' di fortuna, ogni tanto ci vuole anche. Brazao. Riusciamo a fare qualcosa di buono? Eh? Ma che stiamo in Serie B se non vinciamo, eh? Guarda che roba. Cosa fa il portiere? Vabbè, non ho ben capito cosa è successo, ma ok. Me l'ha ripassata. Vasco, la palla è ancora lì. Vasco. Canestrelli. Giagello! Che cosa ha fatto?
E cosa ha fatto Giacello? E cosa ha fatto Giacello? No, vabbè, ma siamo fuori? Eh no, eh no. Mamma mia. Dai, 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 che si riprende. Allora. Labriola. Ma domanda. Perché Johnson è qua? No, ma non ho ben capito. Ma io stavo giocando con Johnson centrocampista. Vabbè, va bene. Perfetto. Lazdic, portaci ai playoff. Ti prego, ne ho bisogno estremo. Mentalità molto offensiva. Avanti tutta, avanti tutta. Raga, dai. Non succede niente. Alziamo più creatività. Oh, raga, però. Cioè. Dai. Ma va. Uffa. Ma che soddisfatto, ma senti, mandatevene a quel... Ma come faccio a essere soddisfatto? Dai, ma porca miseria. Il Perugia non ha vinto. Mancano ancora due partite, ragazzi. Siamo a meno 5, sì, vabbè, ma ci vorrebbe veramente una roba fuori di testa. Ci vorrebbe che Perugia ne perdesse una, ne pareggiasse al massimo una... Anzi, le perdesse entrambe per sicurezza, perché gli sconti diretti non me li ricordo. Mercuri. Questo è buono, questo è buono, questo è forte, oh. Mannaggia. Ci abbiamo provato a portarla a casa, ma niente da fare. Cioè, questo Parma è tosto, è tosto. Abbiamo Crotone, che è 18esima, si può fare. E Frosinone, che sta quarta in classifica. Che si gioca il secondo posto, mi sa che qua la vedo complessa, La vedo molto complessa, ragazzi. Però, magari. Se Perugia giocasse prima, potrei capire di che morte morire. No? Venuti uno o due giorni, vabbè. Non è importante al momento. Brescia 4, Cittadella 1. Ammazza, il Brescia è una schiaccia sassi incredibile. Vabbè, ha fatto un gol Schneider, bravo. Due gol Sormani, 3 Stella. Ma Stella dove gioca? Difensore? 3 gol? Ammazza, è uno che ci dà da... Mangialardo 2 gol. Ma come? Vabbè, senti. Non ho tempo per Mangialardo io. Il bene. Se giocasse prima sto Perugia, io potrei già dire vado avanti o no. Perugia Ascoli 0-0. Mi sa che allora. E i playoff che li fa? Cioè, noi abbiamo la forma da sesti in classifica al momento, Cioè, è incredibile, raga. Dopo il cambio di modulo, abbiamo una forma meravigliosa, ma... Denis Bianco. 15 anni. Prendili. Perché no? Allora, si va così? Direi di sì, una squadra c'è. E comunque bisogna valutare che dire, perché l'ho rinnovato, ok, ma quest'anno non mi sta rendendo e vorrei capire cosa farci. Non lo so. Vedremo a fine stagione.
Vedremo a fine stagione. Ricci. Traversa. Vabbè. Vabbè, 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 dai. Lo portiamo a casa questa. Almeno per l'onore, anche se non dovessimo alla fine arrivare ai playoff, almeno per l'onore. Cesai, bravissimo, bravissimo. Ma col Parma no, Vabbè, col Parma non vi piaceva. Se avessimo vinto col Parma e oggi il Crotone, il Perugia era lì, Era lì, era lì. Mangio le mani, io mi mangio le mani, è incredibile. È incredibile. Che poi se dovessimo arrivare a pari punti col Perugia e con l'Ascoli nel caso, che andrebbe ai playoff? Bella domanda. Gol, gol, no, no, non è fuori gioco. Ma come fa a essere fuori gioco? Scusatemi. Non lo è mai. Ok? Papà. Fuori gioco. Non c'era, secondo me. Ma dove? Ma non c'è. Non c'è. Non si è visto per niente. Dov'era? Mi fa scapocciare sto gioco. Cesai. Buon cross. Perché? No. Ma perché? Stiamo dominando. Però non ci manca sempre il gol. Purtroppo è una cosa che ci manca. Bravo Ederson. Colgo la spazza, però dalla parte sbagliata. Parte sbagliata. Stiamo rischiando. Stiamo rischiando. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Saremo noni al momento in classifica, Saremo noni con questa vittoria. Saremo a un passo, veramente a un passo dai playoff. Sarebbe bello avere l'ultima giornata col Perugia. Sarebbe una figata. Però purtroppo no. Sarà col Frosinone, che è forte, forte. Buon aiuto. Mamma mia. Quanto abbiamo rischiato qua. Uff. Raga, stiamo troppo rischiando però, Ve lo posso dire con il cuore in mano. Che dira! Che dira! L'ha fatto! Il portiere ha fatto una papera colossale. E che dira, subito segna. Oh, finalmente un gol hai fatto, Bravo. Bravo, bravo, bravo. Allora. Facciamo un po' di turnover. Lazetic. E Maldini. Poi. Buttiamo dentro. Johnson. Buttiamo dentro Palumbo, Muaremovic, basta no in teoria, dovremmo essere a posto con i cambi, tutti li ho fatti, bella la palla, oh fallo, cosa gli dai? Giallo, pensavo al rosso perché pensavo fosse l'ultimo uomo. Vabbè, la punizione non me l'ha fatta vedere comunque, Non sia mai. Non sia mai che me la fa vedere un attimo la punizione, perché sennò io mi potrei quasi emozionare. Vabbè, va. 2-0, sta andando tutto secondo i piani. A me preoccupa l'ultima partita. L'ultima sarà davvero un colpo al cuore. L'ultima sì, l'ultima sì. Loda. Sono tutti strastanchi. Vabbè dai, finita, su, è finita. Ok, dai, 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 su, su. È finita. È finita. Molto bene, molto bene. Contento, contento.
Non posso che essere altrimenti. Allora, col Bari che va nono a 3 punti dal Perugia. A 3 punti dal Perugia. Però io vorrei capire. Vorrei capire tante cose da questa vita. Talenti straordinari? Ammazza questo. Ma chi sei, oh? Forte vero. Forte, forte vero. Michelino grandissimo. Perché sono infelici sia Giagello che Ricci? Domanda. Allora, classifica. Bari. C'è l'Empoli che è nono? Oh cavolo. Cioè, saremo davanti al Bari, ok? Se guardiamo la differenza reti, Perugia 9, noi 8, 7 l'Ascoli, cazzarola. Se guardiamo quella, contro il Frosinone dovremo fare una partita di alto livello. Altissimo livello. Sperando che Perugia perda, ovviamente. Ma non è scontato. Non è scontato per niente, ok? Io ho paura tanto. Legge Bosman. Ricci, ma. Cosa c'entra ora? Pure Giocello. Ma è sta legge Bosman? Se può sapere. Non me lo dicono. Vabbè. Pensiamoci a fine stagione. Ma perché dobbiamo parlarne adesso di legge Bosman? Non mi pare il momento adatto. Vabbè, votiamo portiere. Chi votiamo? E Brescia, cioè, prima in classifica. L'ho pure votato. Conferma, dai. Stefano Carnevali. Ma. La Dinamo ha offerto per avere in prestito Daci. Daci. Costo futuro opzionale? No. 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 Non trattabile? No, io non la tratto, io non rifiuto, scusatemi. Cioè, in prestito ok, ma con riscatto no. Assolutamente non se ne parla. Anche perché ho grandi aspettative in questo ragazzo e vorrei tanto farlo diventare forte. Io. Vabbè, sì, McCook, non è questo il problema. L'Inter ha vinto la Coppa Italia. Sono molto contento per l'Inter. Cioè, siamo come sempre, come dire, favoriti. Però, Frosinone. Mentre Perugia va col Modena. Vabbè, ciaone allora. Empoli-Entella. Sì, vabbè, son già fuori, ragazzi. Sono già fuori. Ma si può vedere. Scusami, eh. Io non posso vedere. Segui la partita. Senti, fai osservare la partita. Vabbè, senti, non so cosa voglia dire, quindi non facciamo niente. Allora, la squadra c'è, ragazzi. Andiamo. Parma Frosinone, sperando in un miracolo, ma secondo me, vedendo gli altri contro chi sono, non ho grandissime aspettative. Onestamente, non ho grandissime aspettative. Dispiace perché abbiamo fatto una seconda parte di stagione veramente forte, veramente forte. Poi dopo però è la prima parte che ci ha frenato, ovviamente. E vabbè. E vabbè. Guarda questo. Guarda questo. Vabbè, raga, dai, su. Sì, però siamo dei deficienti, eh. Cioè, scusatemi, l'abbiamo fatto entrare di rigore come se fosse nostro fratello, eh. Guarda qua. Balza che lo guarda. Va bene, va bene, va bene. Cioè, va bene. No, non va bene, però. Siamo contro una squadra molto forte.
Questo lo so, però sarebbe bello provarci quantomeno. Canestrelli. No, vabbè, ma io non ci posso credere. Ma io non ci posso credere a quello che sto vedendo. Ma cos'è sta roba? Ma io sono senza parole. Sono senza parole, ragazzi. Quello che è successo è clamoroso. Quella palla entra 99 volte su 100. Ma chi è sto Roback? Ma chi è sto Roback? C'è un fisico che manco The Rock in Fast and Furious. Cioè, oh! Ma chi sei? Non lo sposti neanche con una pistola o un carro armato. Niente. In difesa siamo inguardabili. In difesa siamo inguardabili, veramente. Bisogna ammetterlo. Certo che anche questi, oh, siamo in un importante momento di stagione, mi parlano della legge Bosman. Ma al posto del cuore, avete la spazzatura come disse Gigi Buffon per caso? Cioè, ma che... Ma... Come vi salta in testa di parlare così? Non è il momento. Sesai la riprende. La riprende. Calma. Dai, dai. Giagello, calcio d'angolo. Troppo sul portiere. Troppo sul portiere. Cioè, non si può. Ma Valz, ti sei addormentato? Buona palla. Ricci. A Ricci, ma crossa sta palla? Ma vuoi entrare in porta? Mamma mia, che si è magnato quello. Che si è magnato quello, raga. Vabbè. Insigne. Brazzau. Brazzau, la prende. La prende. Brazzavo ancora, stiamo soffrendo tantissimo. Veramente tanto. Ma finirà l'assedio prima o poi? È mezz'ora. Perché è così lunga? Oh, bella però. Sesai! Sesai, no! Ma che cazzo? Ma non è possibile! Non è possibile! Io ho una sincope ormai a vedere sta squadra, vabbè. Maldini e Lazetic. Si è mangiato un gol, se sai. Da mandato in tribuna per sempre. Andre Gomes. Giagello. Johnson. Canestrelli qua. No, ma sono tutti stanchi. Sono tutti stanchi. Però Mavremovic manca una presenza per prendere il bonus. Quindi mi sa che io faccio questa cosa. Oh, ti ho detto di no. Mamma mia. Ho detto di no. Allora. Mentalità. Molto offensiva. Domanda di più. Ok, arega. Guarda, percentuale gol 1,82.
1,88 e non riusciamo a segnare. È imbarazzante sta squadra sotto porta a volte. 1,94. E fango a loro, guarda. Complimenti, complimenti. Complimenti. Fanculo. Dai, va là. 3-1 pure. Poi. È imbarazzante quello che ho visto oggi. È imbarazzante. Piove anche, giustamente, piove, piove sul bagnato. Piove sul bagnato. Maledetto Frosinone. Si sta in Serie B, ragazzi, era troppo difficile. Ammettiamolo che era una missione impossible, come viene chiamata, no? A parte che il Perugia aveva perso. L'Empoli aveva perso, ragazzi. No, vabbè. Così amara. Bastava vincere, andavamo ai playoff. Andavamo ai playoff, ragazzi. Vabbè, io. Ma io che devo fa? Sul serio. Mo, tutto, con tutto il bene, che devo fa? Che devo fa? Per andare in Serie A, cosa devo fare? Chi devo corrompere per andare in Serie A? Vabbè, senti Gaetano, dai, è su. Vai da uno specialista. Niente, ragazzi, è finita malissimo questa stagione. È finita malissimo. Veramente male, perché... Cioè, pensando che bastava una vittoria per poi arrivare veramente a... Cioè, bastava vincere una partita. Se avessimo vinto col Frosinone eravamo ai playoff. Poi, dai playoff arrivare in Serie A è difficile, ok, però bastava. Cioè, eravamo lì. Invece ora siamo condannati a fare un'altra stagione in Serie B. Cioè, onestamente non so neanche se continua la serie, perché non mi muovo dalla Serie B, sono anche un po' affranto, onestamente, sono un po' affranto. Cioè, abbiamo una sfiga assurda. L'unica è provare l'ultimo anno, perché abbiamo visto che con l'ultimo modulo messo in atto, abbiamo visto che comunque abbiamo, insomma, delle grandi possibilità. Però è triste, tutto ciò è triste. Tutto ciò è triste, veramente, cioè... Sono veramente giù. Sono veramente giù. Chi va in Serie A? Vediamo un po', sono curioso ora, intanto che siamo qua. Vediamo un po' che sono curioso. Il Perugia ha vinto, intanto. Ok, quindi beccavamo il Cesena subito ed era fattibile, secondo me, beccare il Cesena. E mi sto mangiando ancora di più le mani, giustamente. Sì, ma non vuol venire lui, Gaetano. Musa Muhammad a 0. Ma va là. Non mi sembra sto campione del mondo. Questo Zidane invece era buono. Però boh. Non lo so. Ha perso il Perugia? Ha perso il Perugia col Frosinone. E beh.
Senti, allora. No, no, ma che? Svincola fine contratto da Monis. Certo, svincola. Svincola da Monis. Svincola sto pagliaccio. Svincola. Sta gente non ci serve, ragazzi. No, qui ad Amonis voglio che se ne va. Niente, non... È una maledizione. Allora, il City potrebbe darmi Diaz in prestito. E onestamente, ma perché no? Cioè, io faccio il prestito. 0%? Eh sì, vabbè. Ma che ce li ha 2 milioni, va? Ma vai a lavorare, vai. Vai a lavorare. 2 milioni di stipendio, chi sono io? Il... l'Emirato Arabo di Bari? Dai, su. A causa della clausola recessoria potrebbe lasciare il Bari? Michelino. No, un secondo. Michelino ha 27 anni, sta ancora crescendo. È un gran bel giocatore per la Serie B, sarebbe una grande perdita. Ok. Questo posso... Ok, benissimo. Negozia contratto. Non c'ho i soldi, Michelino. Non c'ho i soldi. Che facciamo? Facciamo così? Io ho aggiustato però, perché non mi fa... Vabbè, senti. Elimina. Elimina. E sessione elimina assolutamente. Amico mio, non c'ho i soldi. Vieni, mi incontro. Mi sa che... Mamma mia, ragazzi, come si è messi male. Come si è messi male. Cioè, veramente, non c'abbiamo un soldo. No, al Parma non ci vado. Mi piacerebbe, però siamo già su FIFA e vorrei continuare il progetto Bari. Onestamente. Allora. E negozia. Aumentare il prestigio del club. Allora. Prossimo anno voglio... Non posso far nulla? Vabbè, non posso far nulla. Accettiamo questo contrattino qua, questa cosa qua. Allora, per la prossima stagione... Punti forza per non sempre delle buone decisioni. Oddio, dipende quale. Rauti, forma fantastica. Andre Gomez è migliore. In mediana. Giovani talentuosi, ok. Giagello va bene, Kedira va bene, Brazzao ottima scelta, Corbo buon rapporto. Punti deboli: non c'è grande qualità tra i giocatori del club, a parte quelli in prima squadra. Un altro portiere è poco estro, lancio del portiere imbarazzanti, lacunosi nel comandare i portieri alla difesa, insomma c'è poco aggressiva la squadra. Pochi cross, non potremo operare sul mercato. Molto bene, molto bene. Un sacco di cose negative. Aiuto, voglio morire. E vediamo chi non si è mai infortunato. Vabbè. Bravi ragazzi. Vacanza. Miglioriamo gli allenamenti, grazie. Sarebbe bello. Allora, ragazzuoli. Ragazzuoli, dobbiamo fare mente locale. Intanto passa il Frosinone in finale e non si sa. Dicevo, dobbiamo fare mente locale. Suggeritemi cosa posso fare, ok, per operare in questo calciomercato, perché dovremo arrivare a luglio e dopo capiremo di che morte morire col mercato. E sarà un mercato all'insegna del risparmio, dei parametri zero. Dovremmo vendere qualche giocatore. Per esempio, non so,
potremmo fare a meno al momento, perché bisogna darci un'occhiata, Lazetic, fino a quando rimane Lazetic, tra l'altro? Domanda. Fine contratto 1/7/2025, quest'anno finisce il contratto di Lazetic. McCook invece 30/06/2025. Ah, non manca tanto, scusa, non manca niente. Anche Ellerson se ne andrà. Dovremmo, secondo me, il piano è vendere alcuni giocatori e soprattutto mettere in prima squadra molti giovani veramente forti, che li abbiamo volendo. Quindi vabbè ragazzi, io mi fermo qua perché sono troppo triste per andare avanti. Consigliatemi e consigliatemi, perché il prossimo anno, se non si va in Serie A, io mi sa che abbandono la serie, perché non ha senso. Mi sto veramente logorando. E no, dai, adesso comunque, a parte gli scherzi, bisogna veramente fare una squadra per il prossimo anno che sia veramente una squadra intelligente, con anche delle riserve comunque forti, che si possa veramente ambire a qualcosa di più. Cioè, cazzarola, cioè, abbiamo una bella squadra, ora come ora. Non è male, non è male. Ragazzi, vi ringrazio e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.